Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, teorico del nazionalpopulismo, ha espresso il suo entusiastico sostegno all'alleanza Lega Movimento 5 Stelle per il governo del cambiamento. In una intervista ha dichiarato: quindi una cosa che io ritengo interessante è proprio la questione della sovranità. La questione fondamentale a marzo è stata proprio questa. Il risultato delle elezioni è stato quello di vedere appunto questi italiani che volevano riprendersi in qualche modo la sovranità, il controllo sul loro paese. Basta con queste regole che arrivano da Bruxelles. Bannon dunque, sottolineando che in Italia la questione fondamentale è quella della sovranità, conclude: basta con queste regole che arrivano da Bruxelles. Bannon non dice però: basta con queste regole che arrivano da Washington. Ad esercitare pressione sull'Italia per orientarne le scelte politiche non è solo l'Unione Europea, dominata dai potenti circoli economici e finanziari, soprattutto tedeschi e francesi, che temono una rottura delle regole funzionali ai loro interessi. Forte pressione viene esercitata sull'Italia in modo meno evidente, ma non meno invadente, dagli Stati Uniti, che temono una rottura delle regole che subordinano l'Italia ai loro interessi economici e strategici. Ciò rientra nelle politiche che Washington adotta verso l'Europa, attraverso diverse amministrazioni e con metodi diversi, perseguendo lo stesso obiettivo: mantenere l'Europa sotto l'influenza statunitense. Strumento fondamentale di tale strategia è la NATO. Il Trattato di Maastricht stabilisce all'articolo 42 che l'Unione rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite la NATO. Il protocollo numero 10 sulla cooperazione stabilisce che la NATO resta il fondamento della difesa dell'Unione Europea. We are NATO. An alliance of like-minded countries. Asigurăm pacea de aproape. Securing peace for almost 70 years. Somos soldados. We are soldiers. Diplomats. Și reacționăm la crize. Crisis responders. Un atac contra un. An attack on one of us. Un attack. Is an attack on all of us. Nous sommes prêts à agir. We are ready. We are strong. Oggi 21 dei 27 paesi dell'Unione Europea, dopo la Brexit, con circa il 90% della popolazione dell'Unione, fanno parte della NATO, le cui regole permettono agli Stati Uniti di mantenere sin dal 1949 la carica di comandante supremo alleato in Europa e tutti gli altri comandi chiave. Permettono agli Stati Uniti di determinare le scelte politiche e strategiche dell'alleanza, concordandole sottobanco soprattutto con Germania, Francia e Gran Bretagna, facendole quindi approvare dal Consiglio Nord Atlantico, in cui secondo le regole NATO non vi è votazione né decisione a maggioranza, ma le decisioni vengono prese sempre all'unanimità. L'ingresso nella NATO dei paesi dell'Est, un tempo membri del Patto di Varsavia, della Federazione Jugoslava e anche dell'URSS, ha permesso agli Stati Uniti di legare questi paesi, cui si aggiungono Ucraina e Georgia, di fatto già nella NATO,
più a Washington che a Bruxelles. Washington ha potuto così spingere l'Europa in una nuova guerra fredda, facendone la prima linea di un sempre più pericoloso confronto con la Russia, funzionale agli interessi politici, economici e strategici degli Stati Uniti. Emblematico il fatto che proprio nella settimana in cui in Europa si dibatteva aspramente sulla questione italiana, è sbarcata ad Anversa, in Belgio, senza provocare alcuna significativa reazione, la prima brigata corazzata della prima divisione statunitense di cavalleria, proveniente da Fort Hood in Texas. Sono sbarcati 3.000 soldati con 87 carri armati Abrams M1, 125 veicoli da combattimento Bradley, 18 cannoni semoventi Paladin, 976 veicoli militari e altri equipaggiamenti, che saranno dislocati in 5 basi in Polonia e da qui inviati a ridosso del territorio russo. Si continua in tal modo a migliorare la prontezza e letalità delle forze USA in Europa, stanziando per questo dal 2015 16,5 miliardi di dollari. Proprio mentre sbarcavano in Europa i carri armati inviati da Washington, Steve Bannon incitava gli italiani e gli europei a riprendersi la sovranità da Bruxelles. Quindi una cosa che io ritengo interessante è proprio la questione della sovranità, la questione fondamentale. Basta con queste regole che arrivano da Bruxelles.